Ci troviamo a Caserta con questo sfondo meraviglioso della Reggia di Caserta in compagnia di Maria Rosaria Canzano. Siamo qui per parlare di un problema molto importante, ma innanzitutto di un progetto di cui lei è la protagonista e la colei che insomma ha fondato questo progetto, ma è di un problema abbastanza importante che può riguardare chiunque. Ma è una mamma progetto, la potremmo definire. Ci racconti meglio di cosa si tratta? Sì, allora il progetto porta il nome Laura Coraggio ed è il nome di mia figlia, che è una ragazzina di spettro autistico. E ho iniziato questa campagna di sensibilizzazione su tutti i comuni col coinvolgimento di tutti i sindaci, il maggior numero possibile di coinvolti, per portare avanti appunto una battaglia di sensibilizzazione, conoscenza e presa in carico della patologia dell'autismo. L'autismo è una patologia abbastanza importante nel neurosviluppo che riguarda più aree dell'età evolutiva di un bambino, per cui è altamente invalidante. Porto avanti questo progetto che ha una finalità non solo di conoscenza della patologia di per sé, ma anche di parte sensibilizzazione, di approfondimento della problematica e soprattutto di scuotere le coscienze dei sindaci che come primi cittadini si debbano fare carico di questa problematica. Oltretutto il progetto sarà anche varato e preso in considerazione dai vari presidi e le varie scuole, perché si inizia a fare un progetto appunto non solo di conoscenza ma anche di accoglimento della disabilità nel suo discorso più ampio, oltre che lo scopo è quello di raccogliere dei fondi per la ricerca. Ecco, come si può fare per raccogliere i fondi? Allora, acquistando il libro Laura Coraggio c'è una quota che sarà devoluta per l'Istituto Stella Maris. Stella Maris è un istituto di alto livello nazionale di ricerca sulla disabilità in generale del loro sviluppo e si è sito in Toscana, a Calambrone, provincia di Pisa, e vanta anni e anni di ricerca nel settore specifico della neurochirurgia, neuropsichiatria, neurologia, neuropsichiatria evolutiva ed è un istituto che ha bisogno di fondi. Con questo libro, grazie al ricavato di soldi delle vendite di questi libri, una quota verrà devoluta per la ricerca. La ricerca mira a raccogliere, a trovare dei farmaci che possano tenere sotto controllo gli impulsi legati alla componente dell'autismo. L'autismo, non essendo una malattia, essendo una patologia, non ha una cura di per sé, se non la psicoterapia, che sono sedute in cui i ragazzi riescono a gestire i propri impulsi. E l'unico farmaco, ci sono dei farmaci che tengono sotto controllo gli impulsi correlati allo spettro autistico e sono farmaci che hanno effetti su ragazzi, su bambini, ma non su altri, per cui su altri creano delle dipendenze e degli altri effetti collaterali. È molto soggettiva la risposta. Non c'è una terapia uguale per tutti, per cui la ricerca mira a trovare un farmaco che possa andare bene per tutti i ragazzi e che tenga sotto controllo gli impulsi, le compulsioni, le ossessioni, anche l'aspetto psichiatrico che tante volte è legato a questa componente dell'autismo. Com'è la vita di una mamma, di una bambina, di una ragazzina, perché sua figlia oramai è una ragazzina, un adolescente, com'è la mamma di una ragazzina autistica? La mamma di una ragazzina autistica è una mamma che si deve rimodulare tutti i giorni, riassettare tutti i giorni e deve lavorare tutti i giorni su se stessa per un sistema composto di ansie e paure legate all'incertezza del domani. Laura, come tanti ragazzi spettro autistico, non sono ampiamente tutelati da una legge, anche se c'è un disegno di legge approvato nel 2015 con il governo Renzi, è una legge che però non è mai effettivamente partita perché i fondi sono sempre troppo pochi erogati e le cure per questi ragazzi sempre tante, non c'è una proporzione tra richiesta e offerta. Per cui noi siamo mamme che tutti i giorni lottiamo per una società che difficilmente accetta la disabilità perché non la riconosce. La disabilità spaventa, è scritto anche nel libro di Laura, la non conoscenza del grado di disabilità spaventa, l'autismo di per sé che non è ben conosciuto disorienta. Quindi noi siamo mamme che tutti i giorni combattiamo con una società poco preparata, con una scuola poco preparata e con docenti troppo spesso poco formati. E Laura Coraggio nasce proprio, è un prontuario, io lo chiamo un prontuario, è scritto romanzo ma in realtà è un prontuario, perché è un vademecum per tutti i genitori che come me vivono la quotidianità della disabilità con un figlio autistico e non solo detta un po' le regole, perché il voler pensare di essere un genitore che dà le regole a un altro genitore in analoga situazione è utopico, però ti fa comunque capire al momento del bisogno, sfogliando le pagine, di non sentirti meno solo. Meno soli è anche un inno di fede e di coraggio, fede nel senso che nel momento in cui i genitori hanno la diagnosi della disabilità così invalidante dell'autismo,
ci sono momenti di stabilizzazione, per cui c'è un momento in cui il genitore si perde, si fa tanti perché, tanti sensi di colpa, e si perde anche il concetto di fede. Un po' quando ti nasce un figlio, aspetti 9 mesi e nasce magari con qualche patologia o qualche problema di salute. Immagini se ti nasce sano e si ammala in corso d'opera, in itinere, la rabbia aumenta perché non ti chiedi, non ti spieghi perché la motivazione. Riguardo all'autismo sono tante diverse teorie divergenti e convergenti, ma nessuna di quelle è quella vera. Si parla di fattori genetici, fattori metabolici, ambientali, sociali, anche lesioni sinaptiche. Qualcuno dice di tutto di più, ma sull'autismo non si sa effettivamente quale sia la vera causa che scaturisce con lo spettro autistico. Qualcuno pensa che siano stati i vaccini, infatti alcuni tipi di vaccini sono stati ritirati dal commercio perché altamente dannosi, con alti tassi di carbonio, alcuni avevano delle leghe pesanti, alcuni hanno ritrovato sieri pericolosi, mercurio, insomma anche leghe pesanti. Queste sono tutte delle supposizioni, tesi non ancora verificabili, anche perché, come lei ben sa, le case farmaceutiche hanno un business dietro sui vaccini, nessuno dirà è stato il vaccino. Ci sono cause in corso, in Italia sono stati solo 2 indennizzi di risarcimento del danno per ragazzi e sono rimasti comunque celebrolesi post vaccinati. E poi tutte le componenti che si aggiungono al vaccino, che sono ambientali, sociali, di danni e via dicendo. Insomma. Ecco, è proprio su questa problematica che la nostra scelta, quella di fare questa intervista nel semibuio, perché naturalmente ciò che vive una famiglia con un figlio con questo autismo si vive nel semibuio, e quindi l'appello che vogliamo fare tutti, anche noi che non viviamo, grazie a Dio, questo problema, ma che lo capiamo e lo condividiamo, chiediamo appunto di fare luce, sì, di quel sole che debba riscaldare le famiglie, ma anche i bambini che sono vittime di questa, certo, di questa patologia, di questo disagio. Sì. Ma un ultimo appello, Maria Rosaria, chi vuole acquistare questo libro cosa deve fare? Allora, il libro si può acquistare in più modi. Booksprint è la casa editrice che ho adottato, perché ho scelto per il libro come casa editrice. Si può fare riferimento online all'acquisto diretto, si può acquistare tramite me contattandomi, oppure perché ci saranno una serie di eventi. In questi eventi che i sindaci organizzeranno, negli spazi aperti o chiusi rispetto delle misure anti-Covid, sarà possibile acquistare il libro. Il libro va acquistato perché, a parte perché è un libro interessante ed è di supporto per le famiglie e per i genitori che vivono veramente il disagio della disabilità nella quotidianità, e poi per il contributo importante che si ha alla ricerca. Noi pensiamo che per la ricerca 100 euro non siano soldi, in realtà sono soldi, perché se tante famiglie contribuissero in ugual misura a donare anche quel poco, faremmo quella goccia famosa dell'oceano che sa che dà il suo contributo. E poi un'ultima cosa, volevo fermarmi un attimino sul titolo, che per me è importante, perché molti mi chiedono perché questo Laura Coraggio, che poi è un inno. In realtà il titolo me l'ha dettato stesso Laura. Eravamo nella corsia del Maier prima che Laura effettuasse la risonanza e si girò andando via per la mano presa da un'infermiera, io scoppiai a piangere, lei si girò e mi disse: mamma, non piangere, coraggio. E fu lei che direttamente mi ha dettato poi quello che è stato il titolo del libro. Perfetto, allora invitiamo tutti ad acquistare il libro e casomai di inviarci le foto con la copia del libro alla nostra redazione o anche alla stessa Maria Rosaria. Un in bocca al lupo e un bacio a Laura. Grazie, grazie.